siamo in compagnia in questa piovosa purtroppo Castellabate con Lino Banfi. Facciamo un po' un riepilogo. Lino Banfi è stato qui l'anno scorso già per il Giffoni, l'anteprima del Giffoni Film Festival in Villa Matarazzo, poi è stato qui al Castello dell'Abate per il premio Pio Alferano e ancora una volta qui a Castellabate per le proprie vacanze, però quindi una gita di piacere. Dopo il dovere e il piacere è venuto, perché ho visto la tranquillità di qua, il fatto che la spiaggia è privata, appartiene all'albergo. Io faccio volentieri tutte le foto del mondo, l'hanno capito tutti, però andare in una spiaggia normale dove poi non riesci a stare neanche un attimo a riposo, no. Qui invece è tutto bello, è tutto con discrezione e con garbo, ed è la discrezione del sud che mi ha colpito, che non mi aspettavo. Di solito non siamo più cacciaroni, no? Noi di Bolzeno. L'ho constatato a Napoli, un giorno si è fermato il traffico, il pullman ha bloccato. Quello dietro, boom, boom, 4-5 tamponamenti, si sono fermati. E allora i napoletani prima hanno cominciato a inveire contro questo, non vi dico. Lirù, c'è sta baffa. Allora venivano tutti poi dalle macchine. Mezz'ora è durata sta storia con i vigili che guardavano e ridevano, e questa è una prova d'affetto incredibile. Ho capito che questo è un posto sereno. Poi si fa tutto lento, perché si chiama Cilento forse, non lo so, si fa tutto con lentezza. L'altro ieri ho incontrato D'Episcopo, grande batterista napoletano, e mi sono inventato a cantare con lui, invece che andamento lento, stiamo nel Cilento, Adelaide, Adelaide. E questo fatto mi ha fatto piacere, ecco perché sono venuto, insomma. Un po' un nonno libero in una vacanza relax, possiamo definirla così, questa vacanza lenta nel Cilento. Nonno libero un momento, perché nonno libero è stop. Non stop day, stop anni. Perché noi abbiamo finito l'ultima serie, la decima serie, 2 anni e mezzo, quasi 3 anni fa. Dalla RAI nessuna notizia, la gente è arrabbiatissima, la gente, i nostri fan, la gente affezionata a noi, perché se vogliamo dirla tutta, la fiction Il medico in famiglia è stata la prima a parlare della famiglia intera, è cominciata 23 anni fa. Io faccio il conto perché la bambina Annuccia, mia nipote, aveva 2 anni, ce l'avevo in braccio, adesso ha 25 anni. Ho fatto anche un tour un po' di Castellabate, centro storico, San Marco, Santa Maria, ho visto le varie frazioni, Ogliastro. Tutto di corsa e in macchina, perché se poi mi fermo succede il casino che mi fa piacere, ma ti blocca tutto, perché poi tutti i medici mi dicono tu devi dimagrire un po' e quindi camminare per te e salutare, ed è così, dico io, salutare, è un continuo ciao Lino, e quando cammino io così, tanto male che sto seduto alla poltrona e prendo il sole qua. E facciamo un saluto a chi ci ha guardato e chi ha seguito questa bella intervista. E quanti clienti avete che vi guardano? Parecchi? Ma io penso che quando c'è lei aumentano, quindi noi diciamo milioni e milioni, quelli che so, perché delle volte sono meglio 100 persone buone che 1 milione di nostri amici, insomma.